Ciao a tutti, io sono Antonio Di Chele Di Stefano e questo è Storie di Sto Magazine. Si definirono bimbi, con la sfacciataggine di un adolescente di fine liceo, di un ragazzino che sfrutta sia l'immunità del minore che i privilegi appena guadagnati nel mondo dei grandi. L'etichetta di bimbi sembrava in verità abbastanza forzata. Forse era un escamotage, un modo per far gioco di squadra, presentandosi come un fronte unito. Poco importa che i bimbi non fossero un team vero e proprio, agli occhi del pubblico risultò comunque una dimostrazione di forza importante, una dichiarazione di status. La nuova scuola esiste e soprattutto è indipendente. Si spinge, collabora e si sostiene a vicenda. Il prossimo obiettivo sarebbe stato il podio del rap italiano. Filtrò questo messaggio, si sprecarono i paragoni. Le leggende non muoiono mai del 2017, secondo alcuni. Oggi è passato più di un anno e i cinque hanno continuato il proprio personale processo di crescita. C'è chi, già allora, partiva in pole position. Galli e Sfera erano avvertiti come il presente, non solo come il futuro. Nell'ultimo anno, mattone dopo mattone, hanno cambiato definitivamente le regole del gioco. Parlano i numeri. Il successo travolgente di Album e quello di Rockstar hanno allargato a dismisura il rispettivo bacino di ascoltatori. Tedua è riuscito nell'impresa di far ricredere una fetta di quel pubblico ostile al nuovo. Mowgli ha colpito anche i puristi con contenuti, stile, originalità, messaggio e concept. Una storia affascinante, quella del Super Mario del rap italiano, ormai ad una manciata di vendite dal platino. Rimanendo a Genova, Izzy ha pubblicato Pizzicato, il suo secondo album, certificato oro e contenente alcune hit assolute come Wild Bandana. Anche Ercomi si è guadagnato il disco d'oro, grazie all'introspezione e alla spiritualità di Io in Terra. Diversi i rispettivi percorsi, diversi gli stili, diverso il grado di successo di ognuno, con Galli e Sfera in testa. Unica invece la domanda, quale di questi bimbi ha intrapreso il miglior percorso dall'uscita di quel brano fino ad oggi?